Onorevole, parliamo di stazione elettrica Montesano sulla Marcellana. Il TAR Lazio chiede chiarimenti alla Regione Campania. Allora, cosa succede? Ma a mio avviso questo è un fatto molto importante perché significa che a livello di giudice amministrativo si sta effettivamente approfondendo nel merito la materia del contendere. Io voglio ricordare che su mia iniziativa c'è stata un'audizione delle parti interessate, il Comune, la Comunità Montana, il Comitato spontaneo dei cittadini e in quella sede i commissari si sono resi conto di quelle che sono le falle e come dire, i punti negativi dell'intero procedimento. Per cui noi ci siamo impegnati a convocare in tempi brevissimi, ho inoltrato anche un sollecito in questo senso, i funzionari dirigenti della Regione che hanno sottoscritto l'autorizzazione. Ora, con questa documentazione che deve essere inviata al TAR, io credo che si possa aprire una fase nuova e quindi evitare, diciamo, un intervento molto invasivo e che andrebbe a deturpare l'ambiente non solo, ma creerebbe molti motivi di preoccupazione per la tutela della salute, atteso che l'ubicazione è in pieno centro abitato a Montesano Scalo, che poi è la frazione più popolosa dell'intero comune.